Pallone buono per la discesa sull'auto di sinistra di Giussani, pallone buono per Valsecchi che torna su sinistra e la mette sul secondo palo a giro. E l'Arcellasco passa qui accanto, 0-1. Ancora Arcellasco, Castelnuovo, allarga verso Valsecchi, arriva al suo traversone col pallone che rimane lì, Cali, giù ricontrato, praticamente nell'area piccola. Ecco la battuta, in mezzo, arriva il colpo di testa, nella mischia, si erge, Bello, per il colpo di testa che vale l'1-1. Bonella con la testa e poi attenzione a Caligiuri che ci prova con l'esterno sinistro, salva il risultato Bertoni. Pallone ancora buono per la Tavrianza, Rossetti, attenzione all'offside, all'offside, attenzione con attenzione la protesta dell'Arcellasco, il tocco apparentemente non di un giocatore in maglia bianca, bensì di un giocatore dell'Arcellasco, Mair, che ha appoggiato in rete il 2-1. Decisione di Esposito confermata, dunque 2-1 Alta Brianza. Tagliabue, l'azione personale, Tagliabue che vede leggermente fuori porta Longoni e prova il lob alto sopra la traversa. Pronto per la battuta, lunga, attenzione in mezzo all'area di rigore, solo Soletto, Caligiuri per il 2-2. Segnale di chiusura, duplice fischio da parte di Esposito, qui a Canzo il risultato è 2-2 tra Alta Brianza e Arcellasco. Rossetti, provazione personale, Rossetti con il destro, centrale. Che arriva la battuta in mezzo all'area di rigore con la deviazione sotto porta, la deviazione sotto porta, ottavo del secondo tempo, la zampata di Mair, 13 sul cronometro in questo secondo tempo, 3-2 Alta Brianza, mentre il duetto tra Tagliabue e Rossetti si chiude con il traversone, poi Gualandris sinistro alto. L'apertura per Molteni, Molteni a spazio, il sinistro, la sassata di Molteni, 3-3. Ancora Molteni, attenzione a Giussani dentro l'area di rigore, Giussani la mette dentro per il tap-in da metri zero di Castelnuovo dunque, per il 3-4. Rossetti ancora, braccato sul traversone che arriva comunque, occhio alla botta tentata da Boni sopra la traversa, termina il pallone. Fumagalli, ruba palla, Fumagalli, attenzione a Rossetti, Rossetti gol! Tagliabue, azione sulla destra, Boni sceglie centralmente Rossetti, Gualandris, non c'è l'intervento del direttore di gara, si gioca ancora, Gualandris con il sinistro un po' debole, Bonella, attenzione all'intervento, si prosegue per il vantaggio, Rossetti, eccolo Lorenzo Colombo, primo pallone toccato, traversone basso, attenzione Tagliabue con il piattone sinistro fuori. Ecco la battuta in mezzo all'area di rigore, cadono in tantissimi, poi Castelnuovo, Giuliano, la girata in gol, la girata in gol di Giuliano ed il 5-4 a favore dell'Arcellasco dentro al 44esimo. Attenzione alla Tabrianza. Attenzione al rigore, al calcio di rigore, l'ingenuità dell'Arcellasco. Rossetti con il destro traversa
pallone ancora in campo e dunque chance sprecata dall'Alta Brianza che ha ancora una possibilità, Lorenzo Colombo, l'angolo. E dopo 6 minuti arriva il triplice fischio da parte di Esposito, pirotecnico, derby qui a Canzo. Alla meglio, alla fine, dopo un susseguirsi di emozioni, l'Arcellasco, il finale qui dal San Miro è Alta Brianza 4, Arcellasco 5. Direttore, partita pazza, voi alla fine festeggiate? Sì, festeggiamo perché è stata, penso, non in questa stagione per noi, ma negli ultimi anni forse la partita più bella, nel senso come interpretazione, nel senso chiaramente per noi un pelino in più perché c'è anche la vittoria finale sofferta, però è stata veramente una partita che chi era qui stasera a vederla si è divertito, due squadre fortissime, noi sapevamo il valore dell'Alta Brianza, sappiamo che è davanti in modo meritato, sappiamo che noi siamo una buona squadra, che probabilmente ci manca qualche punto e oggi abbiamo giocato per vincere, per dimostrare che siamo perlomeno ai loro livelli, ecco, e basta, quindi siamo molto contenti, però chiaramente sappiamo che il campionato per noi è finito e adesso sarà una bella sfida per loro, ma restano comunque padroni del loro destino, quindi un in bocca al lupo, ecco, non condizionato, ecco, io spero che vada bene per tutti quanti, però noi siamo molto contenti, anche perché veniamo da 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie, 2 pareggi, penso che con questa vittoria al ritorno siamo primi in classifica, quindi va bene così, pizzico, forse, ecco, mi permetto di dire che quest'anno è forse la prima volta che abbiamo un pizzico di fortuna noi quest'anno, ecco, un pelino ce l'abbiamo avuta, però sono stati bravi ragazzi, ecco. Speriamo di arrivare secondi per giocare i playoff col fattore campo, col fattore di risultati su 3, ecco. No, non è scaramanzia, cioè. Poi può succedere tutto, però penso che loro non perdano 7 punti e noi ne facciamo 9, ecco. Quindi bisogna anche essere un po' obiettivi, ecco. Sì, partita pazza, partita bellissima, poi al di là di quello che è stato il risultato, dove poteva vincere l'Alta Brianza, ha vinto l'Arcellasco. Penso sia stato uno spot per il calcio questa sera, i tanti presenti in tribuna penso si siano divertiti e quindi bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo perché è stata davvero una grandissima partita. Ma abbiamo peccato in nulla, forse la nostra foga di andare a vincere a tutti i costi questa partita ci ha portato a giocarla ancor più a viso aperto di quelle che sono le nostre caratteristiche, di conseguenza ci siamo giocati con tutte le nostre potenzialità questa partita contro una squadra forte e quindi ne è nata una grandissima partita, ma non ho proprio nulla da rimproverare ai ragazzi, anzi questa partita deve darci consapevolezza che nelle prossime 3 partite possiamo comunque raggiungere il nostro obiettivo. Ma il campionato era apertissimo anche quando eravamo a più 4, quindi diciamo che quelle che ci sono, soprattutto il Muggio che ci è dietro, è una grandissima squadra e quindi fino all'ultima giornata era sicuramente aperto. Quindi per noi, ti ripeto, non cambia assolutamente nulla, il destino fortunatamente è ancora nelle nostre mani, siamo comunque davanti anche se il Muggio dovesse vincere domani e quindi va bene così, ci giocheremo questo campionato fino all'ultimo minuto.